Allora, io mi ero fatto un quadro mio mentale. Come voi ben sapete, non seguo vari, come dire, vari siti di info, previsioni e quant'altro. Quindi tutto ciò che è frutto della mia mente. Io mi ero immaginato un altro tipo di scenario. Cioè, io pensavo a un AJ che entrasse, diciamo, nello schieramento di Edge insieme a Rey Mysterio e Beth Phoenix, quindi diciamo i quattro contro i quattro del Judgment Day. Quando poi sono entrati Luke Gallows e Anderson, da un lato mi ha fatto piacere, sono rimasto sorpreso perché non sapevo assolutamente nulla, però ripeto, sono rimasto un attimino spiazzato, perché adesso mi si presentano questi due, sì, che hanno, è vero, un passato glorioso insieme a DJ, ma non me li vedo centrati in questa storia. Avrei gradito di più, appunto, che si creasse un team con Edge, Rey Mysterio e anche Beth. Cosa vogliamo dire? Del Judgment Day abbiamo detto già tanto di quanto sono migliorati da quando Dominic ha cambiato stato, diciamo, umorale. Quindi io lo vedo centratissimo, con quel capello poi da gangster messicano lo è ancora di più. Vedo anche migliorato e più credibile Finn Balor e vabbè, Beth Phoenix, scusami, Rhea Ripley mi è sempre piaciuta, sapete che ho un piccolo debole per lei, mentre Damien Priest non riesco ad essere intimorito dai suoi discorsi, cioè lo vedo impacciato e un po' così, un po' esageratamente cattivo, ma non riesce a incutermi timore. Quindi le storie che si sono intrecciate sono tante. Quando ho visto che c'era l'incontro tra Rey Mysterio e Chad Gable, era ovviamente scontatissimo che poi a un certo punto intervenisse Dominic. Lo ha fatto colpendo più volte il padre e implorandolo quasi di colpirlo, ma ovviamente Ray non lo ha fatto. Presumo che a un certo punto si arriverà a uno scontro tra i due, magari a WrestleMania, uno scenario, diciamo, il più grande scenario che ci possa essere sulla scena del wrestling. Mentre qui vorrei capire un po' dove si va a parare, perché non so, vedo, potrebbe esserci un 3 contro 3 o una sfida di coppia e poi due capi, diciamo, capigruppo, che in questo caso dovrebbe essere AJ Styles contro Finn Balor, però ripeto, mi hanno un attimino spiazzato la presenza dei rientranti, perché mi ero fatto io un mio film mentale, che erano i quattro che ho nominato prima contro i quattro del Judgment Day. Non lo so. Io non so voi cosa ne pensate, cioè è una storia molto, molto avvincente, anzi sono storie che si vanno a intrecciare molto avvincenti, sono contento che comunque il Judgment Day abbia svoltato, però insomma si potrà arrivare a Beth contro Rhea, però ripeto, sarò ripetitivo, i due rientranti. Non No, me li ho capito cosa aspettavo. vuoi dire. Cioè, Ho io capito. fino a quando AJ ha abbracciato Finn, ero convintissimo che poi non sarebbe entrato nel Judgment Day, ero super convinto. Ma pensavo che poi si aggregassero Edge e Rey per completare poi il poker insieme a Beth. Questi due qui messi lì, adesso vedremo quello che succederà, però ripeto, rispetto a quello che avevo immaginato io, mi hanno un attimino spiazzato.
Sì, ha senso perché anch'io sinceramente pur leggendo magari informandomi un pochino di più, tra l'altro avevo letto il rumor del possibile arrivo di loro, di Gallus e Anderson, però non c'erano date di nessun tipo di linea temporale, cioè, era un discorso solo così. E poi ti tornano la sera stessa che leggi il rumor, cioè, quindi per me è stato una bella sorpresa rivederli, anche perché questi li ritengo uno dei migliori tag team dell'era che stiamo vivendo ora. Purtroppo sembra facile a dirlo per la carenza di tag team importanti, però loro, anche se ci fosse un palcoscenico di tag team competitivo, grosso e importante, loro sarebbero comunque in quella zona lì. Bello. E detto questo, velocemente sono d'accordo. Judgment Day, secondo me, è una situazione che ora veramente mi fomenta, mi piace. Dominic, dal giorno in cui ha cambiato allineamento, quindi credo a memoria, io non sono bravo con i tempi, sia la terza puntata, per me è centratissimo, spietato, una cattiveria, una faccia da schiaffi clamorosa. Mi piace davvero tanto. Rhea Ripley, che sta iniziando a avere delle espressioni facciali clamorose, clamorose. Quando Dominic praticamente umiliava il padre, lei era dietro che rideva a Sì, bocca sì. spalancata, quasi in maniera sadica. Per me Rhea Ripley in questo momento è magistrale. Sì. Ricollegandomi al discorso del Doc, mi dispiace molto che non lotti in questo momento perché ha dei problemi fisici, ha avuto una commozione cerebrale e tutto il resto, ma se riesce a incanalare quello che sta trasmettendo nel suo disegno di Judgment Day, quindi un po' questa versione un po' sadica, un po' cattiva, un domani anche nella versione di se stessa in singolo, potrebbe essere davvero una personalità importante per il roster femminile, visto che fisicamente ha un fisico insomma imponente, una ragazzona, un prestante, quindi se riesce a incanalarsi anche in questa versione espressiva come lo è ora, secondo me potrebbe essere un importante valore aggiunto al roster femminile quando sarà pronta. Sono d'accordo su Damian Priest. Damian Priest per me è stato importantissimo nella prima fase del Judgment Day, quella brutta, dove fondamentalmente era lui, quello poveretto, che faceva un po' da Da frontman, diciamo. Punchball, era un Sì, punchball, quello che metteva veniva la appunto faccia. E lì, esatto. poveraccio, ha portato un po' avanti la carretta. In questo momento che è un po' più nell'ombra, lo vedo un po' Non oscurato. lo so, quando lui parla, vedo che sbatte velocemente gli occhi, come se o non riesce a dire ciò che vorrebbe, o Sì. comunque viene condizionato diciamo, dal pubblico, dagli Sì. vuoti del pubblico. A Ah, ecco differenza dove. invece di Dominic, che ha fatto un altro bel discorso a Raw, Sì. dicendo che ha provato grande piacere colpire il papà con la 619, che in tutta la sua vita lo ha fatto sentire sempre come una persona inutile. Cioè Sì. lui sta proprio colpendo il padre in tutte le direzioni. E lo vedi con quel ghigno, proprio con quella faccia da schiaffi. Riuscita, cioè lui quando entrava saltellando e sorridendo, prendendo in braccio il papà, Sì. Sì, posso dire non una gli cosa, diceva infatti, nulla. a riguardo, No, scusa, si non vede che è puoi. il figlio di Eddie Guerrero, si vede che è il figlio di Eddie Guerrero dalla faccia da schiaffi. La genetica non mente, ragazzi. No, comunque per chiudere molto positivo sul Judgment Day, Damian Priest va dato a lui anche la scusante che in questo momento non è il cardine della storia, il cardine della storia è Dominic, e quindi per forza di cose nella fase brutta del Judgment Day era quello un pochino più che prendeva la parola e tutto il resto, ma perché in verità non c'era lo spotlight sulla storia in sé, era un po' una cosa che non si capiva neanche noi Esatto. dove volevano andare a parare. In questo momento la No, no, storia è non. Dominic, e quindi cosa può fare AJ Styles con loro due? Beh, sicuramente metterli in difficoltà, sicuramente potranno andare avanti con un'altra rivalità Sì, ma multipersona. Edge e Rey Mysterio, dove li metti No, adesso che ci sono questi due? no, è Jeremy Mysterio, scordiamoci che siano usciti da questo discorso. Esatto. Perché Appunto. ci sono andati talmente pesi. Io credo che questo sia uno dei match che si trascinerà fino alle War Games.
io che dovrebbe essere un 5 contro 5 se non sbaglio, quindi per forza di cose penso che la storia si chiuda poi laggiù, immagino uno scenario del genere, quindi in tal senso avranno d'ora da interagire i Rey Mysterio e Edge contro The Club e vedremo di là chi si aggregherà, però io credo che quello sia il porto d'arrivo di questa rivalità, ecco. Ma vorrei sai dire solo una cosa, vai. Rispetto, io sono stato uno dei detrattori della prima ora del Judgment Day, come testimoniano diverse live, però sai, prima non avevano, erano molto casuali, molto sospesi, invece adesso sono pericolosi, cioè li percepisco come un reale pericolo. Esatto. Cioè sono una scheggia impazzita. Poi Dominic ha la reazione, perché comunque regà, è uno che ha menato a suo padre, nel senso non è una cosa moralmente proprio simpatica. E poi ragazzi, ha menato Rey Mysterio, che è uno dei babyface più amati, penso, non dico della storia, però comunque dei tempi recenti sì, ma è difficile vedere Rey Mysterio fischiato, sarà capitato una volta penso in vita sua, cioè comunque hai menato un'icona in wrestling e tutto, quindi non solo sei pericoloso, ma proprio hai fatto una cosa da cattivo. Vai per Ruf. Secondo me il Judgment Day ha due problemi invece. Uno è Rhea Ripley, perché col fatto che hanno fatto questo gruppo misto non c'è nessuno che può attaccare Rhea, quindi rimane sempre un problema come poterla gestire, come poterla fare interagire, perché lei può attaccare ma gli altri no. No, ma era l'ingresso di Beth Phoenix nella ipotetica stable che io me l'ho fatto in testa, era proprio la persona che poteva invece andare contro Rhea Ripley. Sì, però se tu fai un War Games, mettiamo 5 contro 5 e a questi, o 4 contro 4 mettiamo, ecco, visto che Judgment Day sono in 4 e te metti dentro Rhea e Beth, devi farle combattere per forza a parte, non puoi farle mescolare, quindi diventa, questo per me è il primo problema che c'è il Judgment Day. E il secondo problema è che non c'è veramente un leader, perché nessuno secondo me al microfono è bravo a esporsi. Dominic ha un mucchio di boo dal pubblico giustificati per quello che ha fatto a Rey e tutto, però non è bravissimo al momento al microfono secondo me. E il fatto che manchi un leader centrale come poteva essere Edge, secondo me cava molto a questa squadra, al Judgment Day. Voi la pensate come me? Allora, se posso permettermi... No. Io invece mi permetto, attenzione! Attenzione, Simon Diref! Si permette! No, allora, penso che è un problema che è abbastanza relativo, cioè è veramente necessario... Cioè, loro si muovono comunque come una squadra, come lo Shield, se vogliamo, no? È una cosa rara, però si muovono in maniera molto coesa, hanno un'idea, hanno una cosa, quindi non ci vedo uno in cima a dare gli ordini. Cioè, paradossalmente, quando c'era Edge, era molto più macchinoso il Judgment Day. Cioè, adesso è più imprevedibile, ecco. Faccio un'aggiunta a quello che dice Simone sul concetto di stable con leader o senza leader. Se tu hai una stable con il leader, specialmente formata con questo tipo di personaggi che nessuno di loro poi ha percepito come il Roman Reigns di turno, no? Sono tutti bene o male sullo stesso piano. Sì, Finn Balor è stato campione del mondo, però un attimo, poi non è mai più tornato a quei livelli lì. Secondo me in una stable del genere un leader avrebbe fatto male alla stable a livello di proposizione. Cioè in questo momento loro hanno tutti il loro spazio, hanno tutti la loro valenza, non percepisci quello che dovrà fare il turning point o il pin o l'azione scriteriata o l'azione eclatante. Sono tutte schegge impazzite, però che si muovono in gruppo. Quindi secondo me in questo senso questa stable
avere un leader, secondo me, sarebbe stato un freno per tutti gli altri. Cioè, non avresti avuto quel buon Damian Priest, non avresti avuto l'occhio del ciclone così da 3 settimane su Dominic, non avresti avuto quegli sprazzi di Finn Balor e non avresti avuto le uscite di Rhea Ripley, ma avresti avuto sempre un portavoce, uno che parla, gli altri zitti e menano. Esatto. Quindi, secondo me, in questo senso, il Judgment Day potrebbe essere una di quelle cose rare che diceva Simon, che forse hanno proprio bisogno di questo. Ora io voglio, ora poi da qui passa una domanda, no? Noi parliamo del leader o non del leader, oppure di Rhea Ripley che ha il problema di picchiarsi e non può picchiarsi. Io credo che se ce ne siamo accorti noi di questi problemi, non può non essersi accorta WWE che andava incontro a questi problemi. E secondo me, se loro sanno che questi problemi venivano, emergevano, vuol dire che sanno già che andranno a parare in una zona di narrativa dove questi problemi in verità saranno vantaggi narrativi. Quindi se Rhea Ripley è lì e non può difendersi da eventuali attacchi di uomini, ma può attaccare gli uomini, secondo me narrativamente è studiata e è voluta, perché crea quel più in aggiunta al movimento della stable. Praticamente sono sempre costantemente uno in più. Sono sempre costantemente, esatto, uno in più. E secondo me è questo il ruolo che gli hanno dato. Poi arriverà Beth, arriverà una ragazza in un'altra stable e faranno qualcosa, questo non lo so. Però secondo me è strumentale a dare il vantaggio numerico costantemente. E io credo che questo WWE l'abbia studiato, perché come ci accorgiamo dei difetti noi, io credo che loro, prima di scriverla e poi di metterla in scena, sanno già che succederebbe questa distonanza di ruoli e di sesso, no? Maschio contro femmina. Quindi mi voglio fidare, ecco, non credo siano affari spenti con Rhea Ripley. Aggiungo solo una cosa sulla roba del non avere leader. Quando le stable hanno un leader, gli altri membri, tutti i comprimari, diventano dei livelli da superare per raggiungere il capo. Qua questa situazione non l'hai, li affronti sempre tutti, anche se ti mettono sempre in inferiorità numerica, sono spietati, hanno tutti dei trucchetti. Cioè, Rhea Ripley Alex Rules ha cacciato un tirapugni e lì con quello colpisce Beth. Quindi anche facciamo questo tipo di discorso, cioè di conseguenza, quando mi ricordo che un discorso che fece Michele quando si chiamò al primo momento il Judgment, gli diceva: sì, per Damian Priest è un passo indietro perché diventa uno step per raggiungere Edge, invece adesso no, è diventato a livello del resto della stable, che è pericolosa, che è cattiva e tutto, quindi permette anche di elevarsi. Quindi secondo me anche questo conto è stato fatto, mettiamola così. Do una risposta al volo a Brachias, nostro amico, che ci dice è studiato di Rhea, ma è anche figlio della condizione fisica della stessa. Sì, però Rhea Ripley era comunque già parte della stable, e quindi comunque sia lì ce l'hanno messa, a prescindere dal fatto che poi avrebbe lottato o no in singolo. Tra l'altro stava iniziando un percorso in singolo, se non sbaglio avrebbe anche natato il shot, ora vado a memoria. Sì, che poi l'ha rinunciata per l'infortunio. Esatto, poi ha avuto la commozione cerebrale e quindi si è dovuta fermare. Probabilmente sarebbe stata una cosa parallela, dove lei avrebbe lottato in singolo, avrebbe avuto il suo percorso e magari il Judgment Day avrebbe fatto anche un aiuto a lei stessa per il suo percorso. Non si è potuto verificare, però sarebbe stata comunque parte del meccanismo, e io non posso immaginare che questa sia stata una roba abbiamo sbagliato, abbiamo messo una donna in una stable di uomini, ora cosa? No, io invece pensavo che le stable le formassero con un cilindro a sorteggio, con la tuba, esatto, con dentro tutti i nomi spezzettati. Sì, e dentro quindi ci puoi mettere anche oggetti, tipo Damian Priest, Finn Balor e un termosifone. Cioè, esatto. Guarda, io sto sperando ancora nella stable Dana Brooke, Omos e una scala. Non vedo in quale ordine. Esatto. Ultima nota di colore. Questa è una piccola chicca. Durante il suo discorso, Finn Balor, nel quale diceva che
Edge aveva pronunciato quelle fatidiche parole, I quit, lo ha fatto ripetere anche agli altri membri, e lui dice che non ha mai detto quelle parole. A un certo punto, alla fine, ha detto because I am too legit to quit, che è il titolo di una canzone di MC Hammer. Adesso non so se l'ho fatto apposta. È alta ricercatezza questa qui. Ma che boomerata MC Hammer, ma chi l'ha capito? Te che, vabbè. 46 anni, ci ricordiamo anche MC Hammer, dai. Magari tu che c'è tu quit. Manchi il doc sull'opinione del Judgment Day. Sì? Ti do la parola fra 30 secondi, voglio dire solo una cosa per una cosa che secondo me è stata bella che è accaduta ex in Roots. La storia, e qui secondo me WWE a volte tocca dei livelli di narrativa importanti, il promo fatto da Edge prima del match di Extreme Rules, dove dice non esisterà alcun dolore fisico che mi porterà a dire I quit. Loro ci hanno detto praticamente come sarebbe finito il match senza dircelo, e poi si è varata esattamente la cosa che Edge ha detto, ovvero è arrivato a dire I quit per un dolore che non è fisico, ma in quel caso era di cuore. Ricordi, io pensavo fosse Re Mysterio, no? Io pronosticai nei pronostici che avrebbero messo Re Mysterio in condizioni, diciamo, di grandissima sofferenza, e quindi per quel motivo Edge avrebbe pronunciato quelle parole. Gli hanno messo la moglie, però il risultato alla fine è quello, dici benissimo. Anche che, diciamo, è un finale controverso in un match che non li prevedrebbe. Sì, vabbè, ma chi se ne frega, cioè per me è stato probabilmente uno dei migliori match multi uomo di anni a questa parte. Quindi, però sono d'accordo con te, la stipulazione in teoria. Doc, in chiusura? No, quello che volevo dire è che secondo me, cioè, l'aggiunta dei Good Brothers è stata una buona idea, perché adesso ti crei una rivalità temporanea tra appunto il Judgment Day e il club, gli OC, che permette di tirare un po' il respiro nella faida, di rallentare un po' la faida tra Dominic e Ray, perché se vogliono andare a WrestleMania con lo scontro padre-figlio, la cosa che sarebbe lo scenario migliore, e secondo me potrebbero far infortunare Ray, tenerlo fuori almeno fino tra Survivor Series e la Rumble, per poi far ricominciare la faida, perché se no, secondo me, se vuoi arrivare al capitolo finale con la sfida tra Ray e Dominic, diventa pesante, perché mancano ancora tanti mesi, sì. E Dominic non può continuare all'infinito a rinfacciare al padre tu non mi hai mai apprezzato, se no poi stufa. Se vogliono arrivare fino a lì, magari il Judgment Day pesta Ray nelle prossime puntate, Rey Mysterio fuori, Edge che è fuori perché deve accudire Beth Phoenix infortunata, e poi li fa rientrare nella corsa a WrestleMania. Sono d'accordo. Vabbè, ma ottimo doc. D'accordissimo. Il doc è sempre il doc, ragazzi. Dunque, ragazzi, questi l'hanno chiamati con un pay-per-view, cioè, ragazzi. Sì, esatto. Il nome di un pay-per-view è una stable. Immaginati se li chiamavano Great Balls of Fire. No, quello è Kevin Mazzaro. Grounds. Simon, quella è la stable di Kevin Mazzaro. Esatto. Mi raccomando, ragazzi, ogni volta che vedete Karrion Kross su Instagram, sulle cose della WWE, hashtag Karrion Mazzarri. Esatto. Perché fa TikTok come il grande allenatore Walter Mazzarri.